Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la review interna del menu e di tutte le funzioni di questo scanner per i negativi che abbiamo visto la volta scorsa, il video scorso. Ora, non l'ho ancora acceso, quindi proviamo insieme come funziona. Qui c'è il tastino per accendere, quindi proviamo. Ok, si è acceso. Film scanner. Perfetto. Ci ha detto di mettere l'SD card, adesso la mettiamo subito dietro. Ok, l'ha riconosciuta, perfetto. In pratica adesso siete niente, non siete niente, qui l'esposizione, vabbè. Entriamo nel menu, vediamo cosa c'è nel menu. Allora ci dice capture, exposure, la risoluzione, la lingua, e questo qui è per cambiare da memory stick alla USB per collegarla al computer. In teoria ci dovrebbe essere anche l'italiano, infatti c'è anche l'italiano ragazzi, wow, fantastico. Allora andiamo a vedere cattura, vabbè, questo qui è semplicemente ci dice a colori, negativo o negativo bianco e nero, in questo caso mettiamo negativo in bianco e nero, poi rientriamo un attimo nel menu, ok. Esposizione è l'esposizione più fino a 2 o meno fino a 2, però lo possiamo regolare anche dal, diciamo da qui, andando qui, questa qui cambierà l'esposizione, quindi è la stessa cosa di prima. Poi dimensione, troviamo 5-10 megapixel, lasciamo 5. Lingua va bene e USB è quello di prima, quindi questo qui è solo il menu, non c'è nient'altro. Ora torniamo alla schermata principale, come vedete la schermata è questa. Ora provo a inserire questa diciamo lastra con i negativi che escono da una parte e dall'altra, che sono le foto che avete visto nel video Into the Wild con FedEx 13. Lo inserisco e vediamo cosa si vede. Ok ragazzi, appena inserito il negativo si vede subito l'immagine qui e devo dire abbastanza bene anche così, con questo tasto possiamo alzare e abbassare l'esposizione come potete vedere, e andando avanti con i negativi proprio si vedono tutte le foto come potete vedere da qui, sia a colori che in bianco e nero, in questo caso il rullino in bianco e nero, e quindi comunque funziona davvero molto bene. Davvero molto bene ragazzi. Allora in questo caso proviamo a fare la prima scansione, se si può dire così. Quindi mettiamo per esempio, ecco, la prima foto di questo. Quindi centriamo bene. Devi mettere a metà più o meno, un po' meno, perché sennò viene troppo accesa. E proviamo a scannerizzare. Ok, dovrebbe aver fatto, per rivedere. C'è questo tasto qui. Ok, c'è la foto ragazzi, c'è la foto. Ora non metterà mai a fuoco così, però come vedete qui c'è il cestino per eliminarla, quindi basta schiacciare e elimina la foto. Ora ve la faccio vedere come l'ha scannerizzata, quindi adesso vedrete a tutto schermo la foto. Come vedete la qualità certo non è eccelsa, non è al massimo, però per questi piccoli lavori fai da te può andare molto bene. Proviamo l'ultimo tasto, questo qui per girare la foto, come vedete a specchio o sopra e sotto, come vedete. Quindi devo dire un voto da 1 a 10 darei 7 sicuramente, perché già dalla qualità costruttiva comunque è tutta plastica, però devo dire che quei due punti si tolgono semplicemente dal fatto che non si ha una qualità super, però per le cose, per queste cose devo fare io fai da te, va veramente molto bene, quindi alla fine gli potrei dare anche 10, però per chi lo vuole comprare gli dico questi piccoli difetti che alla fine non sono difetti, perché alla fine per una cosa da 50 euro per fare le cose a casa è molto buono. Comunque ho visto le salva in formato JPEG, normalissimo, e quindi per le funzioni che ha va veramente molto bene. Per spegnerlo basta schiacciare qui e ti dice goodbye e si spegne. Quindi ragazzi,
Questo scanner, devo dire, è veramente molto buono. Pensavo veramente che non funzionava, comunque che era una solita cinesata, ma in realtà devo dire che è veramente molto bello. Quindi con questo qui vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!